sono i primi a continuare a sostenere questo pezzo. Lo ricordava bene ieri Luigi, ma che paese è il nostro? Un paese in cui uno che si è fatto, si è sputato in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa esce fuori, viene intervistato e magari i partiti politici se lo tirano per la giacchetta perché vogliono ancora dei suoi uomini che sono portatori di voti per le prossime elezioni regionali. Ma che paese è? Noi siamo qua non per chiedervi il voto, onestamente, ma per chiedervi un sussulto di dignità, lo stesso che ho fatto a Roma, le stesse richieste che faccio in tutte le piazze d'Italia, non soltanto in campagna elettorale. Ma voi pensate che io, Luigi Giancarlo, anche se dovessimo vincere, anche se dovessimo andare al governo dell'Italia o governare questa regione, ce la potremmo fare da soli, contro un sistema di potere così incancrenito, con un sistema di potere che gestisce denari e denari, che è in combriccola con il sistema bancario, che ha i suoi agganci all'interno del sistema mediatico? Ma pensate che non ci faranno la guerra se dovessimo vincere e aggredire delle sacche di potere che nessuno aveva mai aggredito in Sicilia e che i partiti politici che ci campano con queste sacche di potere non potranno mai aggredire? Pensate che ce la faremo da soli? Se voi pensate che ce la faremo da soli, non votate il Movimento 5 Stelle. Ognuno si faccia gli affari propri, come tante persone fanno in quest'Italia, dove lo sport principale è lamentarsi e abbassare però la testa regolarmente. Io non ce l'ho con voi, che siete qui in piazza e siamo a migliaia stasera. Ma vi dico in maniera molto reale che noi non ce la facciamo, abbiamo fatto tutte le battaglie e non è facile fare le battaglie, non è facile essere del Movimento 5 Stelle. È facile essere del PD, di Forza Italia, hai a disposizione tanti fondi, magari hai qualche gruppo editoriale che ti sostiene, che se fai non so nulla ti descrive come se tu fossi uno statista. Noi abbiamo tutti quanti contro, il sistema mediatico è incredibilmente contro il Movimento 5 Stelle, ma per delle ragioni semplici, per quale motivo il grande sistema mediatico ce l'ha contro di noi? Perché qualora dovessimo governare questo paese, cacceremo tutti i partiti dalla RAI, faremo pagare Mediaset delle tasse decenti e non daremo un euro di finanziamento pubblico all'editoria, perché i giornali devono campare con le loro vendite, con le finanziamento e con i partiti dello Stato. E è per quello che ci fanno la guerra. E per quale motivo tutti i partiti politici pensano di mettersi assieme e vedrete che ci saranno delle coalizioni incredibili qui in Sicilia? Si stanno litigando Alfano, non perché Alfano sia ribello chissà chi, si litigano per i masuli di voti, si litigano quei voti di quelle persone che campano con la politica anche qui in Sicilia e che sono coloro che non vogliono che nulla, che desiderano che appunto che tutto resti esattamente nello stesso identico modo. Sto dicendo delle cose che voi sapete perfettamente, ve lo sto dicendo come deputato della Repubblica. Io non pensavo di essere eletto, io mai avrei pensato di stare qui d'estate a Favara, di girare la Sicilia come l'anno scorso ho girato tutta l'Italia, io non lo pensavo. Ma qual era l'alternativa? Dargli la vinta a questi soggetti, vedere tanti ragazzi della mia età, anche più giovani, fuggire dall'Italia come tanti siciliani fuggono dalla Sicilia, abbassare regolarmente la testa come abbassiamo sempre la testa di fronte al potentato, al potente locale, all'onorevole, abituati ad arrivare magari nelle città con qualche auto blu e tutti a dire arrivato l'onorevole. L'onorevole di che? Ma vogliamo entrare nell'ottica che i politici sono dipendenti del popolo italiano, quanto pagati dal popolo italiano? E se noi siamo datori di lavoro degli onorevoli, dobbiamo pretendere che gli daremo un lavoro adeguato. E qualora non riuscissero a farlo si licenziano. Perché invece in questa terra, ma anche a Roma e in tutta Italia, si continuano a premiare i soggetti che invece hanno impoverito questa terra, questa Italia intera? Per quale motivo? Per sudditanza? Perché pensiamo di non essere adeguati? Perché pensiamo che soltanto loro possano fare politica? Ancora un tempo lo pensavo, li vedevo questi signori in televisione, talk show, facevo finta di litigare, io pensavo oh, sto con uno, sto con l'altro, poi l'ho capito il giochetto. Io ho sempre votato prima a sinistra in Italia, votavo il Partito Democratico, poi li ho visti in faccia quello che hanno fatto. L'ipocrisia di questa falsa sinistra peggiore addirittura della destra, la loro ipocrisia oscena. Vanno in giro per le piazze a parlare di diritti e sono gli stessi che hanno abolito l'articolo 18, a parlare di pensioni sono quelli che hanno votato la legge Fornero. Però se non portiamo la memoria, ci dimentichiamo quel che hanno votato, saremo sempre sudditi, sudditi, ci vogliono sudditi. Lo capite che al di là del voto quello che veramente manca a questo popolo è la coscienza di essere forte, di avere una potenza enorme, se soltanto andiamo avanti uniti. Se non ci facciamo un finocchiare dai telegiornali di regime, che fanno sempre spezzatino di qualcosa che diciamo, pronti a beccare l'errore. Noi sbagliamo quando parliamo a volte, sì,
e sbaglieremo sempre di più, anche perché vedete l'ardore, la passione che ci mettiamo, siamo sempre in piazza a fare decine di comizi e alle volte ti tocchi un congiuntivo, sbagli una consecuzione, ma non abbiamo mai messo le mani nelle tasche dei cittadini, non abbiamo mai votato una legge incostituzionale, non abbiamo votato la legge Fornero, la buona scuola, non abbiamo creato Equitalia, non abbiamo massacrato le imprese italiane, non abbiamo lucrato sui trasporti nello stretto di Messina, non ci siamo fottuti i corsi e i denari per i corsi di formazione per i giovani siciliani come ha fatto Franco Antonio Genovese, uno che è passato dal PD alla galera per poi andare a Forza Italia. E non ci indigniamo di fronte a questa roba, non ci indigniamo di fronte a questa mercificazione dei nostri diritti. Allora la responsabilità è nostra, non soltanto di questi cialtroni o di qualche corrotto. Io pensavo che i responsabili principali fossero i corrotti, i politici, gli onorevoli dei talk show, lo pensavo, e sono entrato in Parlamento con quell'idea e ho battagliato per 4 anni, ho battagliato, ho preso la parola ogni qualvolta sentivo la necessità di dire qualcosa, anche se sapevo che me la sarei rischiata, che mica cose gravi, che mi avrebbero attaccato, mi avrebbero fischiato lì dentro, avrebbero preso un pezzo di intervento strumentalizzato per andarmi contro. Hanno detto di tutto sul 5-6, siamo comunisti, che siamo fascisti, che siamo razzisti, che siamo populisti, che siamo demagoghi, che siamo potenziali stupratori, tutto hanno detto. Perché? Perché ci siamo messi di traverso rispetto ad un sistema, e mettersi di traverso, prendere posizione, non è facile. Sapete, no, chi si fa gli affari suoi campa 100 anni, si dice, ma chi si fa gli affari suoi non cambia mai, non cambia mai, e lascia una terra, un'isola o un'Italia intera peggiore di come l'ha trovata. Noi stiamo lavorando soprattutto per le io vedo tanti bambini qui in piazza, io lo dico sempre quando arrivano dei genitori, mi presentano i figli, dico stiamo a lavorare per loro, perché non hanno diritto ad avere una terra, hanno diritto ad avere dei diritti, a non dover fuggire da quest'isola meravigliosa. Ogni anno scappano 120.000 persone dall'Italia, per lo più giovani, come tutti gli abitanti di Siracusa, come se ogni anno si svuotasse l'Italia di una città come Siracusa. Si va prima a nord, poi non c'è più lavoro a nord e si va all'estero. Ci sono problemi all'estero, si va addirittura ancora più lontano, in India. Dico sempre la in Albania, e i giovani fuggono, e questa terra diventa sempre più vecchia, più anziana, e c'è un problema per pagare le pensioni, quindi che succede? Che si fanno le riforme delle pensioni e si mandano le persone in pensione a 70 anni, costrette a lavorare fino a 70 anni, e se uno lavora fino a 70 anni un giovane non può entrare all'interno del mercato del lavoro. E questo è un ciclo vizioso drammatico che produce ancora prima di disastri economici, disastri sociali, che sono gli stessi che viviamo in tutte le nostre famiglie. Problematiche, abbiamo giovani, abbiamo amici che si sentono dei falliti perché non riescono a trovare un lavoro, come se fosse colpa loro. Ma noi che dobbiamo fare di più? Ma ve lo dico in maniera proprio leale, onesta, che dobbiamo fare di più? Dobbiamo stare sempre in piazza anche l'estate, lo facciamo. Ci dobbiamo muovere con i furgoni elettrici, lo facciamo, rifiutando qualsiasi privilegio, lo facciamo. Dobbiamo contrastare le porcate, lo facciamo, dobbiamo fare nomi e cognomi dei responsabili ancora più pericolosi, magari di alcuni onorevoli che sono i pezzi grossi delle banche, certi manager, certi boiardi di Stato senza nome, li abbiamo fatti e non è facile. Andiamo in televisione, facciamo certi nomi dei Benedetti, raccontiamo dove lavora, che cosa ha fatto, ti interrompono, ti tolgono la parola, lei non può dire questa cosa, lo vedete, questa è eccezione. Quella che subiamo ogni giorno, anche quando andiamo in televisione, non ci andavamo all'inizio non perché avessimo paura, ma perché dovevamo anche fare un po' di esperienza. E abbiamo fatto esperienze, se qua ci sono migliaia di persone questa sera a Favara, perché evidentemente il movimento è cresciuto e ce la può fare in quest'isola, ce la può fare in Italia. Dobbiamo rifiutare i negozi elettorali autofinanziandoci con delle micro donazioni, con delle magliette, lo facciamo. Dobbiamo tagliarci i nostri stipendi, anche quando quei soldi ci servirebbero, perché a me ne servirebbero tutti i soldi con i municipali istituiti, certo che mi servirebbero, come servirebbero a tutti quanti voi. L'abbiamo fatto. Dobbiamo, ripeto, sempre fare quel che è giusto e non quel che conviene, perché sarebbe molto conveniente per noi tenerci tutto lo stipendio e passare al gruppo misto. Che qualcuno conosce un tizio, un onorevole del gruppo misto, lo conosce là, campano la vita super serena, lavorano da martedì pomeriggio a giovedì sera, si fanno 42 giorni di ferie d'estate e magari sono gli stessi che vanno in televisione che va cambiata la Costituzione perché va velocizzato il processo delle leggi e si prendono 42 giorni di ferie, non lavorano il lunedì, martedì e venerdì, lavorano 2 giorni e mezzo a settimana e nessuno li conosce perché lì c'è il gruppo misto. Eppure il gruppo misto è il terzo gruppo più numeroso alla Camera dei Deputati, lo sapevate? Il primo è il PD, anche se ha preso meno voti del 5 Stelle, ma il doppio dei deputati grazie a un premio di maggioranza della legge elettorale Porcellum giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Che significa? Che tutte le leggi
leggi che sono passate in questi 4 anni e mezzo, nonostante l'opposizione al Movimento 5 Stelle, e mai c'era stata questa opposizione nella storia. Avete mai sentito parlare di così tanti deputati espulsi dalla Camera dei Deputati? Ho avuto 84 giorni di espulsione, sono il parlamentare più espulso nella storia della Repubblica Italiana e non ho mai dichiarato nessuno. Opposizione come noi, che è salito a difendere la Costituzione sul tetto della Camera, che ha fatto ostruzionismo giorno e notte per bloccarmi le porcate, chi l'ha mai fatta questa roba? L'abbiamo fatta soltanto noi. Allora, dopo, io voglio il calore, quando nel calore sbaglio una consecuzione tempo che dico se avremo il reddito di cittadinanza e lì Repubblica mi prende quel pezzettino. È così. Sarà facile, non sarà facile, non so. Guardate che i primi mesi in Parlamento sono stati così difficili. C'avevamo tutte le telecamere addosso, non eravamo abituati. Io non avevo mai scritto un'interpellanza, un'interrogazione parlamentare, non l'avevo mai scritta. Abbiamo studiato, abbiamo imparato. C'è riuscito Gaspare, c'è riuscito pure sto albero qua. Tutti quanti. Non è stato facile, come non sono facili questi mesi a Roma, perché ci siamo messi contro i palazzinari che volevano fare le Olimpiadi, ed è per quello che ci fanno la guerra, perché non abbiamo fatto fare le Olimpiadi a Caltagirone. Caltagirone c'ha gli interessi nel cemento e c'ha giornali come il Messaggero, come il Mattino di Napoli, che bastonano quotidianamente il 5 Stelle perché non gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi. E qua quando aboliremo i vitalizi magari scontenteremo qualcuno che ha qualche connessione con qualche giornale locale, vedrete che i giornali locali bastoneranno Giancarlo Cancelleri, che mi auguro che diventerà presidente della prima regione governata dal Movimento 5 Stelle. Un politico tradizionale viene qua generalmente la settimana prima delle elezioni. Magari prenoto un ristorante, offre il pranzo a qualcuno, tanto lo paghiamo sempre noi con qualche rimborso che si è beccato in qualche modo. Noi pensiamo, ah, l'onorevole ci paga il pranzo. No, tu stai a pagare tu da solo, forse non lo sai. Succede questo, con i rimborsi. Lo sapete che il Movimento 5 Stelle si poteva prendere 42 milioni di euro di rimborsi elettorali? Sono tanti 42 milioni di euro. Pensate che campagna elettorale avremmo potuto fare. L'abbiamo rifiutato perché avevamo detto nell'ultima campagna elettorale che non avremmo preso una via. E stiamo già dimostrando che si può fare politica in un altro modo, ripeto, piazze gremite d'estate grazie all'autofinanziamento. E l'autofinanziamento non è soltanto un giochetto, uno dice ah vabbè questi qua hanno le magliette, i gadget, spendono poco, però sono buoni, chissà, non è questa una cosa importante, questa è la cosa più importante. Ma pensate che ci siano soltanto delinquenti in Parlamento? Vi assicuro no, ci sono persone oneste in tutti i partiti politici. Nel PD ci sono persone oneste, in Forza Italia ci sono persone oneste, e nel nuovo centrodestra ci sono persone oneste, come dico spesso, vanno soltanto cercate con particolare attenzione, ma ci sono anche lì. Il problema non è più soltanto l'onestà o la disonestà, il problema è la possibilità di avere per un politico la libertà di attuare nell'interesse generale dei cittadini. Perché se un politico viene finanziato da grandi gruppi, nella migliore delle ipotesi, e nella peggiore delle ipotesi anche dal crimine organizzato che ormai piazza direttamente se uomini all'interno delle istituzioni, evidentemente anche il politico che pensa, si ritiene onesto e che entra con le migliori intenzioni, dice io ora entro in Parlamento, farò il bene dei cittadini, porterò gli interessi dei siciliani all'interno delle aule di Montecitorio del Senato della Repubblica, nel momento in cui gli arriva il finanziatore e gli dice ehi, io ti ho dato questi 4 anni, se tu sei arrivato lì dentro grazie alla mia donazione, ai 40-50 mila euro che ti ho dato per finanziare la tua campagna elettorale, quindi ora tu stai zitto e lavori per me perché io sono il tuo datore di lavoro, perché io ti ho permesso di entrare là dentro, e qualora tu non rispettassi i patti con me io non ti ridò donazioni, non te le darà nessuno e tu non resterai di nuovo, non diventerai di nuovo deputato. Allora uno, un deputato per paura di perdere il lavoro che gli viene concesso dal suo donatore, dal suo datore di lavoro che è il finanziatore, che fa? E rispetta i patti col finanziatore, quindi magari approva una legge che fa comodo a quello che gli ha pagato la campagna elettorale, oppure non approva una legge che andrebbe contro coloro che gli hanno pagato la campagna elettorale. È per quello che in questo paese non vengono fatte le leggi anticorruzione, perché certi corrotti finanziano i partiti politici, finanziano i politici, gli permettono di avere un lavoro e gli dicono se tu fai questa legge non ti do più una lira, e tu dici no, quello è il mio lavoro, io voglio essere rieletto anche la prossima volta. Lo vedete quanto è importante autofinanziarsi?
Nel momento in cui noi riceviamo micro donazioni da migliaia di cittadini, avremo un unico padrone, il popolo siciliano, abbiamo un unico lobbista, il popolo italiano, che ci dice: io ti ho dato questi 2-3 euro e voglio semplicemente una cosa, che rispetti il programma, che porti la mia voce, però più sarà alta la voce dei cittadini e più noi saremo portatori sani di questa voce. E questo è il concetto del movimento, che non è un partito politico, non dovete votare me, Giancarlo, chissà che, vi dovete, ci dovete dare una mano, dovete entrare. Se c'è un gruppo che non funziona lo dovete migliorare dall'interno, vi dovete dare suggerimenti, dovete partecipare alla vita politica, perché l'unico interesse dei partiti è l'assenza di partecipazione da parte dei cittadini, perché se noi non partecipiamo, partecipano sempre loro, e loro ce li hanno qualche potere a disposizione, ripeto, le persone che ci campano con la politica, lo sapete come funziona questo sistema, qui in Sicilia e in tutta l'Italia. Loro vogliono proprio questo, vogliono il nostro fatalismo, godono ad ascoltare un cittadino che magari di fronte a Luigi Di Maio dice: vabbè, ma quello chissà, ma quello sarà come gli altri, ma chi mi garantisce che Di Maio non si comporterà come gli altri? Ve lo garantisco io, e non soltanto perché lo conosco e lo voglio davvero bene, lo stimo tanto per un lavoro enorme che fa da 4 anni e mezzo, questo ragazzo non si è mai risparmiato, ha rifiutato qualsiasi privilegio che gli era garantito. Lui addirittura l'auto blu, veniva qua con l'auto blu, 4 strette di mano, come questi cialtroni sono abituati a fare da tanto tempo, e ripeto, magari un pranzo pagato, magari messo pure a bilancio della Camera dei Deputati come spesa di rappresentanza, perché funziona così. Oh, Di Maio non ha pagato il pranzo, va, lo voto. C'è gente che ragiona così in questo paese. Non vediamo quello che propone Di Maio, vediamo quel che propone Cancelleri, vediamo soprattutto se quel che dicono è realtà. Perché è la credibilità l'unica cosa che veramente noi abbiamo a disposizione, e non perché non abbiamo mai governato. Sarebbe comodo, no, venire qui e dire soltanto: dateci una possibilità, non abbiamo mai governato. È vero, non abbiamo mai governato, non abbiamo mai governato, amministriamo alcuni comuni, e generalmente il Movimento 5 Stelle vince in comuni in macerie, lo sapete come funziona, in macerie, li spolpano, hanno debiti incredibili. Noi ci prendiamo questo compito sapendo che sarà difficile, che ci vogliono quantomeno 5 anni per sistemare le cose, e ti attaccano giorno dopo giorno dicendo: guardate, e chiaramente non se la prendono i responsabili che hanno causato tutto questo. No, io sono qui semplicemente per dirvi che la differenza nostra è la credibilità, perché quel che diciamo che faremo già l'abbiamo fatto, anche in assenza di legge. Sapete come si comportavano i politici, no? Andavano in televisione: occorre rinunciare ai vitalizi, occorre tagliare i costi della politica. Poi non lo facevano mai, dicevano: non lo possiamo mica fare, ancora non c'è una legge. Ma che pensate, che è passata la legge per tagliarsi gli stipendi? No, noi l'abbiamo fatto in assenza di legge. Ma vi rendete conto che noi dopo un anno riuscimmo ad ottenere, guarda, questo è incredibile. Io vorrei che voi foste, li trasformaste in una mosca per svolazzare dentro la Camera dei Deputati e vedere quello che ho visto io in questi 4 anni e mezzo. Delle cose incredibili che a voi vi sembrerebbero strane, lì dentro sono normali. Noi riuscimmo ad ottenere, faticando, un emendamento per istituire un fondo per le piccole e medie imprese all'interno delle quali versare i nostri stipendi tagliati. Non c'era, l'abbiamo ottenuto facendo battaglie parlamentari, cioè noi chiedevamo ai politici, alla maggioranza: vi prego, istituite un fondo, poi i quattrini ce li mettiamo noi, ma un fondo di microcredito per le piccole e medie imprese. È stata una fatica, alla fine ci siamo riusciti, ma quando passa una legge, in realtà la legge non diventa subito, non entra subito in vigore. Servono quelli che si chiamano decreti attuativi, cioè i ministeri devono fare, mettere qualche firma per rendere reale quella legge che è passata in Parlamento. Lo sapete che un sacco di leggi che passano in Parlamento, magari sbandierate dai mezzi di comunicazione, non stanno ancora in vigore perché mancano i decreti attuativi da parte dei ministeri? Ecco, noi per rendere quel fondo, diciamo, effettivo a tutti gli effetti abbiamo dovuto occupare il marciapiede sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze vicino Stazione Termini a Roma per 2 giorni e 2 notti. 60 parlamentari della Repubblica che si sono accampati con le tende, io mi presi la febbre perché era dicembre, per chiedere che appunto un viceministro, un sottosegretario, un ministro mettesse una firma per rendere effettivo quel fondo dove noi avremmo versato i nostri stipendi tagliati, il mondo alla rovescia. Abbiamo dovuto occupare una strada per chiedere appunto di poter donare i nostri stipendi tagliati, roba che se avessimo portato soldi in valigette scure di notte, banconote non segnate, non ci sarebbe stato bisogno di occupare quel marciapiede. Ma vi rendete conto del paese fatto alla rovescia?
combattiamo per i vitalizi e ci sbattono fuori dalla Camera violando qualsiasi regolamento. Madama Boldrini fa questo e poi si lamenta di tutti gli insulti, per carità, insulti, per me non va mai insultata la Presidente, mai, ha soltanto mostrato come si comporta e si autosqualifica da sola questa donna totalmente schiava del sistema, totalmente. Ma vi rendete conto che il Movimento 5 Stelle entra e per la prima volta nella storia della Repubblica viene applicata la ghigliottina dai razzisti delle opposizioni perché le opposizioni finalmente si opponevano? Vi rendete conto che mai era stato rieletto un Presidente della Repubblica per due volte di seguito? L'hanno dovuto fare perché altrimenti sarebbero morti, non sapevano come uscire da quell'impasse e hanno rieletto Napolitano che è il massimo responsabile dei disastri in Italia. E ancora comanda! Vi rendete conto che Alfano non si sa più se sta a destra e a sinistra, che Berlusconi sta con Renzi, stanno tutti assieme perché sono terrorizzati. Noi siamo riusciti a diventare in 4 anni e mezzo il pericolo pubblico numero uno di questo sistema partitocratico che ci ha divorato, però ci ha preso in giro perché poi sono bravi, guardate, lo dice bene Luigi, non sono, noi pensiamo che siano dei cialtroni e pan, non è vero, sono furbi. Guardate come si sono comportati in questi anni e sappiate che faranno questo anche prima delle elezioni regionali o magari nella prossima manovra finanziaria. Sapete come si comportano? Ci hanno tolto giorno dopo giorno, ma lentamente, magari cercando di non farsi vedere, ci hanno tolto i diritti. Appena però vedono che il popolo italiano inizia ad organizzarsi, a incazzarsi, è pronta ad alzare finalmente la testa, perché dobbiamo alzare la testa, ci regalano un bonus e fanno pure la parte dei buoni, e ho dato un bonus, una mancetta, sono sempre quattrini nostri. Quando ci riparano una strada la settimana prima delle elezioni, ah che bravo il politico, no, ci sta prendendo in giro, non ha fatto nulla in 5 anni, però magari ti ripara quel tombino sotto casa semplicemente perché gli interessa il voto, non gli interessi tu, gli interessa il tuo voto, come se tu fossi soltanto un portatore di voto e non un cittadino che ha diritto di diritti. E fanno sempre così, ci fottono il diritto all'istruzione, quanti cittadini, quanti giovani siciliani lo studiano, non perché non hanno voglia, perché alcuni non riescono a pagarsi le tasse universitarie, ti fottono il diritto allo studio, però se ne è solo con il bonus studente, beccati 500 euro e comprati l'iPad, ricoglionisciti ancora di più perché mi servi ignorante, perché se sei ignorante non ti posso manipolare. E così fanno pure con gli insegnanti, hanno sfinito il lavoro più importante del mondo, come il chirurgo, l'insegnante ha un lavoro importante come un medico, come un dottore e come un giornalista libero, l'hanno distrutto, però tieni, bonus insegnanti, ti distruggono il diritto alla salute, avete visto quello che avviene negli ospedali italiani, è drammatico perché ci stanno dei giovani, santo Dio, che muoiono perché non riescono ad essere assistiti 4 ore, beh, un codice rosso è successo a un ragazzo di 24 anni. Ma vedete queste situazioni? È possibile che non le sentiamo, che non la sentiamo nelle nostre carni? Non pensiamo che quel che è capitato magari a un ragazzo di 24 anni potrebbe capitare a me e a un mio amico? Perché questo è il sistema sanitario, l'hanno distrutto, sempre a vantaggio della sanità privata, caso strano, sono i lobbisti della sanità privata che finanziano campagne elettorali anche delle fondazioni di Renzi. Perché questa è la logica, lo distruggo la sanità pubblica così costringo il cittadino a rivolgersi al privato ed è il privato che finanzia la politica affinché la politica distrugga la sanità pubblica, eppure la Costituzione la garantisce la sanità pubblica. La distruggono però ci regalano la giornata di cure gratuite, distruggono il diritto al lavoro però ti regalano i voucher, i Jobs Act, gli 80 euro salvo poi toglierteli dopo le elezioni. È stata sempre così, questo è metadone, è anestesia. Appena vedono che il popolo italiano inizia ad alzare la testa, una bella iniezione di anestesia, ricalmiamoli, perché ci servono calmi, ci servono incazzarli soltanto ai bar della mattina alle 8 del mattino, tra di loro, si sfogassero nei bar la mattina, ma l'essenziale poi è che la smettano di combattere. E per farli smettere di combattere, quando è il momento giusto, tiro fuori un bonus, una mancetta. Era una repubblica fondata sul lavoro, è diventata una repubblica fondata sulle mancette, che sono sempre i quattrini nostri, e proveranno a darvi mancette prima, anche prima del 5 novembre, anche prima delle prossime elezioni politiche. Si inventeranno il reddito magari minimo, qualcosa, perché cercano di dire, ah, quelli del 5 Stelle parlano di reddito di cittadinanza, non l'abbiamo fatta questa manovra. Faranno questo, sono scaltri, provano a toglierci le... provano a far... hanno provato prima dell'estate a farvi credere che appunto che i vitalizi non esistono più, non è così, la legge è passata sul taglio dei vitalizi grazie a 5 Stelle che li ha costretti a farla passare alla Camera, ma vedrete che cercheranno di tutto
faranno di tutto per affossarla in Senato. Noi occuperemo le commissioni se necessario, lo faremo, ci verranno dei fascisti, sono violenti, non ci si comporta così, hanno svilito le istituzioni, io già li conosco i titoli che faranno. Soltanto perché cerchiamo che cosa? In un paese dove ci sono delle persone che campano con 440 euro di pensione minima, tagliare i vitalizi magari a personaggi, a politici che si intascano 2-3.000 euro al mese per tutta la vita, magari avendo lavorato un giorno della loro vita in Parlamento. Possibile che questo non ci indigna più? Guardate che se non ci indigniamo, se non partecipiamo, non c'è Cancelleri che tenga, non c'è Di Maio che tenga, hanno già vinto. E hanno sempre vinto in questi 60 anni. Hanno sempre vinto loro. Sempre vinto loro, e appena arrivava qualcuno che proponeva il cambiamento l'hanno subito affossato, qualcuno l'hanno pure ammazzato in questa terra, coloro che volevano cambiare, e sono degli eroi, i morti di questa terra, degli eroi. E non solo Falcone e Borsellino, tanti, e solo siciliani potevano essere questi, ma ve lo dico sempre, perché questa terra è stata riempita così tanto di merda, che solo coloro che sono stati capaci di tirare sulla testa fuori dalla merda, magari sono stati ammazzati, hanno avuto appunto un coraggio incredibile, solo siciliani potevano essere, perché siete un popolo straordinario! E non sono ruffiani, un popolo straordinario da un lato e un popolo abituato a subire dall'altro. E dobbiamo invece unirci tutti quanti e tornare a sentirci orgogliosi di essere siciliani. Per me è la terra più bella del mondo, che ha tutto, che potrebbe campare 12 mesi all'anno solo di turismo, cultura e enogastronomia. 12 mesi all'anno! Ma dipende da voi, non da noi. Noi portiamo la voce, noi il nostro dovere lo facciamo e vi assicuro che l'ho fatto il mio dovere. Io sono fiero di far parte di questa forza politica, non ho mollato mai di un centimetro, anche quando era molto più semplice mollare. Vi do la mia parola d'onore, io sono fiero di come mi sono comportato. Mi guardo allo specchio a testa alta. Ma ora dipende da voi. Dipende da voi, e non basta il voto. Infatti non vi chiedo il voto, vi chiedo di partecipare. E qualora Giancarlo diventerà presidente di questa regione, le prime settimane dovrete sostenere, magari andare pure sotto a Palermo, a dirgli vai avanti, vai avanti, vai avanti, coraggio, quando verrà attaccato da tutto un mondo morente che verrà chiaramente aggredito dai suoi comportamenti e dai comportamenti del Movimento 5 Stelle. Questo dovrà succedere. E la stessa cosa avverrà con noi, qualora dovessimo governare questo paese, perché attaccheremo il sistema delle banche, nel senso chiederemo trasparenza. Non vorremmo mai più dare dei nostri soldi alle banche spolpate dalla politica, e vedrete che quelle banche che stanno dentro i consigli di amministrazione dei giornali cercheranno di trovare il modo di dire ai giornali di attaccarci ancora di più. Sono terribilmente spaventati e per quello proveranno a spaventarli da qui al 5 novembre. Ce ne diranno di ogni. Giancarlo già lo sa, io glielo ho detto. Guardate che chi è del 5 Stelle combatte in questo modo attira qualsiasi attacco. E le bugie, quando le racconti mille volte, diventano verità. Non è facile, credetemi, non è facile. Ma qual è l'alternativa? Espatriare, no? Cospirare. Lo diceva Beck, guarda, io lo ringrazio, quest'uomo che veramente ha rinunciato alla carriera come comico per dare l'opportunità a dei cittadini sconosciuti come noi di entrare in Parlamento e portare avanti le battaglie. Beck lo dice. Cospirare, non espatriare. Io ai giovani siciliani, cospirate, poi se non vi piace il 5 Stelle fate qualsiasi cosa, ma cospirate, che significa respirate insieme, respirate insieme, perché insieme siamo una potenza, da soli ci spiacciano facilmente, insieme siamo una potenza. Questo io è l'unico messaggio che vi voglio dare. Siamo tanti stasera. Ripeto, un politico tradizionale viene qua la settimana prima, ti dà una mancetta, ti offre una cena al ristorante, ti dice mi raccomando il voto, quanti voti mi puoi portare? Quante persone c'hai in famiglia? Guarda che ti contiamo, il controllo del voto, il voto di scambio che è un cancro. Pensateci, pensateci. Se un politico è disposto a fare quest'atto osceno, comprarsi il tuo voto prima di essere eletto, cosa sarà capace di fare dopo essere stato eletto? Pensateci. Il voto di scambio ha ridotto quest'isola come è stata ridotta. E il voto di scambio non è solo in Sicilia, perché a Roma c'è il voto di scambio, in Emilia Romagna c'è il voto di scambio, c'è il sistema delle cooperative, lo sapete come funziona. Ripeto e concludo, il politico tradizionale viene in piazza e vi promette. Io vi sto chiedendo una mano, dicendovi che siamo orgogliosi di come ci siamo comportati, ma che da soli non ce la facciamo. Viva Favara, buonanotte a tutti e viva la Sicilia. Grazie. Il candidato alla presidenza della regione Sicilia per il Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri. Grazie a tutti. Grazie Ale, buonasera! Grazie!
Ci siamo! Ci siamo! Stiamo aspettando da 5 anni questo tempo, stiamo aspettando da 5 anni che si scarichino le pile di questo governo indecente che ci ha accompagnato in questi 5 anni. 5 anni di